Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi video dedicato ai tutorial. Andremo a realizzare insieme un paio di orecchini con la tecnica della carta. Adesso vi faccio vedere qualche lavoretto che ho già fatto e andremo anche a realizzarne un paio insieme. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di mettermi un bel like di supporto se vi fa piacere e di seguirmi anche sugli altri social. Comunque vi lascio tutto qui sotto nella Vi descrizione. faccio vedere qualcosina. Oggi Non mi vedrete perché sono dietro la videocamera. Allora, vi faccio vedere qualcosina che ho realizzato appunto, come ad esempio questo ciondolo con la carta. Poi potete ovviamente decorarlo con tutti gli accessori di bigiotteria. Poi io ho attaccato questo alberello e ho messo la collanina. Questo qui è un ciondolo bellissimo, eccolo qui, fatto appunto con il cartoncino. Poi ho creato questo orecchino, molto molto carino, con questa tecnica qui a fiori, con questa fantasia qui a fiori, eccolo qui. E poi io l'ho decorato appunto con, non so se riuscite a vedere bene, raga, e l'ho decorato appunto con questi ciondoli. Poi ho provato a fare anche la versione Disney, ecco qui con la sirenetta. Queste sono ovviamente delle prove, però devo dire che mi sono venuti molto molto bene. Questi qui, eccoli qua, con la tecnica, come vi dicevo, con la tecnica, della carta, ho realizzato questi orecchini bellissimi a fantasia floreale, molto molto belli. Quindi devo dire che la tecnica è molto molto carina. Aspettate che vado a mettere via. Ok. E oggi appunto andremo a realizzare insieme questo paio di orecchini. Allora, quello che vi serve, vi lascio scritto qui tutto il materiale che vi serve. Allora, vi serve della carta. Io utilizzo della semplice carta colorata, questa qui, oppure potete utilizzare il cartoncino da 200 grammi, che è questo qui. Io utilizzo questo qui nero, lo trovate anche dai cinesi. Da 200 grammi, io l'ho preso nero. Poi quello che vi serve è della carta da regalo, io utilizzo questa oppure con le fantasie che vi piacciono di più, oppure potete semplicemente prendere, cioè stamparvi dal computer delle figure che vi piacciono. E poi vi serve una matita, un righello, vi servono accessori appunto di bigiotteria come le monachelle e i cerchietti, eccetera, e vari accessori. Poi vi serve la colla vinilica, mi raccomando, colla vinilica perché questa qui è inodore. Poi pinzette per bigiotteria, una lima per unghie, la matita. E poi potete utilizzare o il lucido. Allora, o potete rifinire l'orecchino con la colla direttamente, oppure potete utilizzare un lucido, che va bene sia questo qui per il fimo, oppure semplicemente uno smalto trasparente. Io ho già ritagliato la mia carta. Ovviamente poi vi servono degli stampini se volete fare delle cose un pochino più precise. Oppure potete fare anche delle figure fatte come diciamo col righello o con la squadra, insomma, come volete voi. Mi raccomando, le misure devono essere fatte bene. Io ho fatto 3 cm per 3 cm, dei semplici quadratini. E che cosa faccio io, ragazzi? Praticamente vado a tagliare 4 fogli in contemporanea, quindi per dare spessore vado appunto a prendere 4 fogli di carta, no, forse anche di più, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 fogli di carta di questo spessore e vado a fare appunto le mie formine. Dopodiché
Questo è il nostro, la nostra base, diciamo. Questo è il nostro orecchino, la nostra base dell'orecchino. E quest'altro è l'altro orecchino. Quindi io mi sono già portata avanti, li ho già tagliati. Dopodiché, dopo che abbiamo tagliato i nostri orecchini, quindi questo è uno e questo è l'altro, prendo un bicchiere e vado a mettere un po' di colla diluita con un po' di acqua. E poi andiamo, guardate, vi faccio vedere, andiamo a farlo con questa carta, quindi vado a ricreare la fantasia dei fiori, gli orecchini a fiori. Scegliete una bella immagine che sia più o meno simile comunque. Allora, in questo caso io vado a prendere questi due fiorellini gialli, questo e questo. Quindi, quello che dovete fare è molto molto semplice, però prima di fare questo passaggio dobbiamo andare ad attaccare tutti questi foglietti uno sopra l'altro con la colla. Attaccato il nostro orecchino ai vari strati di fogli, vado a definire il mio orecchino e vado a togliere l'eccesso dei ritagli che sono venuti un po' male. E nel frattempo questo qui lo mettiamo ad asciugare e prendiamo l'altro e facciamo la stessa cosa con l'altro orecchino. Il nostro primo orecchino che abbiamo lasciato asciugare, anche se non è proprio asciugato benissimo. Prendiamo la carta decorativa che abbiamo scelto, io in questo caso ho scelto questo fiorellino giallo e vado ad applicarlo sul mio sulla mia formina. Quello che vado a fare è prendere il mio pennello, mettere la colla in questo modo e poi per avere una, diciamo, una cosa più precisa, vado appunto a mettere la carta sopra direttamente in modo che viene bello 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 bello. Poi schiacciamo per bene in modo che non ci siano bolle d'aria. Questo passaggio è importantissimo. Vedete? Dopodiché vado a ritagliare il contorno. Vedete che già è venuto molto molto bello così. Adesso andiamo a rifinire ovviamente la nostra figura e andiamo a togliere l'eccesso, diciamo, della carta. Cerchiamo di farlo il più preciso possibile, dopodiché andiamo a tamponare in modo che si schiaccia bene. Vedete? Ok. Adesso andiamo a fare la parte di dietro, quindi prendo l'altro pezzo di carta e vado a posizionarlo sopra la mia figura. Ovviamente ci mettiamo la colla. Ok, vado a posizionare la mia carta sopra al mio orecchino e vado a dargli la forma. Perfetto. E facciamo la stessa cosa, quindi andiamo a ritagliare l'eccesso del nostro
della nostra carta. Questo qui è il nostro orecchino. Diciamo che siamo già abbastanza avanti. Andiamo a vedere i contorni. Eccoli qua, devo dire che sono venuti bene. Vedete? E dopo andiamo a mettere, allora in questo caso o mettiamo la colla vinilica oppure andiamo a mettere direttamente il lucidante. Io utilizzo questo qui. Anzi, prima di mettere il lucidante, mi sono dimenticata, vi serve anche il punteruolo. La misura, mi raccomando. Facciamo un centimetro e mezzo, quindi il buchetto lo andiamo a fare a un centimetro e mezzo. Facciamo con la matita il puntino e poi andiamo a bucare, ovviamente. Un po' più sotto, anche se no è un casino. Fate così, punterellate, punterellate, punterellate. Ecco, abbiamo già fatto, guardate. Ok, abbiamo fatto, diciamo, il nostro foretto per poi andare a mettere il nostro gancino. Eccolo qua, lo andiamo casomai ad allargare un pochino di più, vedete? Perfetto, dopodiché vado a mettere il mio lucido. Utilizzo questo qui, che utilizzo anche quando uso il fimo. Mi raccomando, è importantissimo, come dire, sigillare il nostro orecchino, quindi anche ai lati. Questo passaggio, se non avete questo prodotto, lo potete fare anche o con lo smalto trasparente o con la colla vinilica. Con la colla vinilica. Questo passaggio è fondamentale perché va proprio a chiudere il nostro lavoro, il nostro orecchino. Vedete? Dopodiché andiamo a metterlo sotto peso perché si deve asciugare. Ok, ragazzi, allora adesso vado a montare la monachella. Vado a prendere un cerchietto di questo, cerchietti per bigiotteria, pinzetta, apro e vado a mettere il mio cerchietto all'interno dell'orecchino.
Eccolo qui, mettiamo la monachella all'interno del mio cerchietto e vado a chiudere. Mi raccomando, ragazzi, dovete chiudere bene perché sennò c'è il rischio che l'orecchino si apra, cioè che il cerchietto, cioè che perdete la monachella. Quindi dovete chiudere, chiudere bene. Ed ecco ragazzi, il nostro orecchino è pronto. Il nostro orecchino è pronto. E niente ragazzi, questo è stato il video di oggi. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!